Una fiamma al giorno, energie del 20 di maggio. Scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, ametista, onice nero. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 20 di maggio. Allora, cristallo di rocca, oggi vi sentirete molto amati e questo darà inizio a nuove situazioni, appunto, d'amore, nuove consapevolezze, nuove situazioni appunto in cui potremo godere proprio il senso dell'essere amati. Sii radicato, qua c'è il chakra della radice, quindi entra proprio in empatia, sensitività, altissima sensibilità e connessione con la natura. Questo vi radicherà proprio a terra, attraverso proprio l'esperienza anche fisica dell'amore a tutti i livelli, ovviamente. Qua c'è scintilla di magica creazione. Sì, qua c'è l'aiuto dei mondi spirituali, questa sensitività, questa empatia, questo amore vi porterà proprio a scintille nuove di creazione. Quindi sarete anche in grado di creare qualcosa di nuovo nella vostra vita grazie a questa energia di amore molto profondo, eh? Sì, e guarda, qua c'è anche la luna ci parla proprio di un'emotività molto profonda, le stelle, la luna ci danno proprio il senso della creatività d'anima, quello che arriva dal profondo, dai mondi sottili, veicolata appunto da questa situazione di amore, amore romantico anche. E qua c'è proprio il cambiamento, ci saranno, scopriremo delle nostre nuove verità attraverso questa esperienza proprio profonda di affettività. Allora, vediamo un po' ametista. E qua l'ametista si sente appunto un pochino come in un limbo, un pochino imprigionato in una situazione che deve essere terminata. Qua c'è karma, karma che va portato a termine. Quindi c'è un po' il senso un po' della stasi, dell'immobilità, però è proprio il karma che deve essere, diciamo, portato a compimento. Ok, qua ci dice la stella madre, come sei madre di te stesso? Qua bisogna proprio entrare in contatto col senso della propria, la luna, la madre, entrare in contatto con l'anima, è lì che c'è lo sblocco perché in un certo senso è un po' come se noi potessimo rifulgere di questa energia animica, come se fosse appunto il senso della madre che porta a protezione, porta proprio nelle nostre mani, ci guida mano per la mano in questo cambiamento, in questa crescita. E infatti c'è proprio la torre, la crescita, il cambiamento avviene proprio in contatto con l'anima, quindi entrare proprio a farsi guidare come con una madre, proprio sentire la protezione, il piano dell'anima che ci sta guidando a livelli profondissimi nel superare i nostri limiti. E questo porta cambiamenti e ricostruzione, quindi c'è proprio un cambiamento notevole in questa vita, anche se siete stati proprio un po' fermi in situazioni un po', diciamo, di blocco, ecco, vi sbloccherete. Infatti c'è proprio il mondo ci parla proprio del successo. Sbloccherete questa situazione e vi porterete proprio grazie a questo contatto con l'anima a questo cambiamento che deve avvenire proprio perché siete chiamati ad attraversarlo. E non sarà semplice perché sarà comunque una situazione in cui c'è ancora un po' di oscurità. E infatti questa oscurità che vi trattiene ancora un pochino nel karma è un'oscurità da vedere ed attraversare materialmente con un'azione concreta, ma grazie proprio alla guida dell'anima che provoca il cambiamento nella nostra vita e che ci porterà al successo di tutta questa situazione. Vediamo un po' onice nero. Vediamo un po'. Mondi superiori. Eh sì, qua c'è un cambiamento, qua c'è un cambiamento che arriva grazie all'intervento dei mondi superiori. Ci saranno delle comprensioni, ci saranno delle illuminazioni, arriverà un aiuto dall'alto attraverso persone che ci circondano, attraverso situazioni che si manifestano, ma saranno aiuti superiori, che porteranno un cambiamento. E infatti c'è l'iniziazione, c'è una prova che arriva, questo cambiamento, questa situazione porterà proprio a un rito di passaggio e quindi attraversare la soglia. Siamo ancora qui, appunto, che abbiamo bisogno di un aiuto per attraversare la soglia e ci arriverà proprio questo aiuto dai mondi superiori attraverso persone, situazioni, parole o illuminazioni interiori.
e c'è ancora un po' di paura, infatti c'è un pochino, siamo ancora nella fase del passaggio, della parte più buia, no? E infatti c'è l'aiuto che arriva dai mondi superiori. E però attenzione, le paure dobbiamo metterle proprio al servizio dell'anima, cioè al servizio, non al servizio, ma metterle proprio nelle mani dell'anima, affidarci all'anima, perché è proprio quello, il superamento di queste paure, che è il rito di passaggio che ci viene richiesto di fare. Vediamo un po'. Eh sì, c'è l'energia della materializzazione, quindi c'è proprio un cambiamento reale che arriva grazie a questo aiuto superiore. E il focus, il cambiamento arriva attraverso il focus su appunto tutto ciò che dobbiamo ancora attraversare, e lo capiremo entrando in contatto con l'anima e rinascendo, rinascendo attraverseremo la soglia, le paure saranno affidate all'anima, il cambiamento nella nostra vita avverrà materialmente.